Un migliaio di giocattoli raccolti e distribuiti ai bambini della città è il risultato dell'iniziativa di solidarietà Giocattolo Sospeso, promossa dal Comune, che fa leva sulla generosità di napoletani e non solo. Con l'assessore ai giovani Alessandra Clemente, diversi rappresentanti del Consiglio Comunale ed i testimonial Maria Bolignano e Alessandro Bolide, in sala giunta si è tenuta la cerimonia conclusiva dell'iniziativa alla presenza delle giocattolerie e delle associazioni che hanno aderito. L'iniziativa del Comune di Napoli, il Giocattolo Sospeso, è forte grazie al cuore forte dei napoletani e non solo, perché quest'anno anche tantissimi turisti che hanno trascorso le festività natalizie a Napoli hanno aderito a questa iniziativa. Gli ingredienti magici di questa bellissima avventura che si chiama Giocattolo Sospeso sono la fiducia e la trasparenza. Quindi qui oggi diamo vita a Palazzo San Giacomo insieme al sindaco e tutta la giunta ad un momento di restituzione pubblica, perché alcuni giocattoli, molti, sono rimasti nelle giocattolerie e allora li consegneremo a quelle associazioni che lavorano con le bambine e con i bambini in tutti i quartieri nella città, che anche loro, così come le giocattolerie a Natale, hanno voluto aderire a questa iniziativa. Da Palazzo San Giacomo questa mattina è partito un furgone per distribuire i primi giocattoli donati ai bambini in diverse zone della città, dai quartieri Spagnoli a Santa Lucia, dalla Sanità a Forcella, fino a Pianura, Soccavo, Ponticelli, Barra, Fuorigrotta e Chiaiano. Ricordiamo che il gioco è un momento fondamentale dei più piccoli per crescere come cittadini e per crescere nella loro identità.